Salve a tutti, con questa video lezione voglio spiegare che cosa sono le proporzioni. Allora, le proporzioni sono una uguaglianza di due rapporti. A sta a B come C sta a D. Il rapporto fra A e B è uguale al rapporto fra C e D. Nelle proporzioni si definiscono anche gli elementi della proporzione. A e D sono estremi. B e C sono medi. Inoltre, noi definiamo anche una posizione all'interno del rapporto. Perché D è un conseguente. E C è un antecedente. Bene. Ma che cos'è questa proporzione? Che cos'è questa proporzione? La proporzione ha due rapporti. Il rapporto A con B e C con D. Diventa proporzione quando A sta a B come C sta a D. E quindi facciamo un esempio. Quando ho, per esempio, 8 sta a 24, come il 2 sta al 6. Vale a dire, il diviso è la linea di frazione, 8 ventiquattresimi è come 2 sesti, infatti io semplifico per 8, qui esce un terzo e qui esce un terzo. E un terzo e un terzo sono due rapporti uguali. Le proporzioni hanno una fondamentale proprietà, una proprietà fondamentale. Che possiamo vedere ogni volta che c'è una proporzione corretta. 2 sta a 8, ad esempio, come 4 sta a 16. Lo verifichiamo. 2 ottavi corrisponde a un quarto, come 4 sedicesimi, semplifico, corrisponde a un quarto. La proprietà è che, se noi osserviamo bene, se facciamo la moltiplicazione, 4 per 8 fa 32 e 2 per 16 fa sempre 32. Questa proprietà fondamentale dice così, che il prodotto dei medi, cioè dei valori medi della proporzione, dei medi, è sempre uguale al prodotto degli estremi.
16 e 2. Quando c'è questa condizione, posso dire che c'è proporzione. Quindi, ricapitoliamo le cose da dire. 1. La proporzione è costituita da due rapporti uguali. Si definiscono i nomi dei soggetti che lavorano nella proporzione. I medi, gli estremi, gli antecedenti e i conseguenti. 3. La proprietà fondamentale che dice che il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi. Medio per medio è uguale a estremo per estremo. Se queste condizioni sono rispettate, c'è una proporzione. Oggi è il 18 gennaio 2014 e spero che adesso sia un po' più chiaro di cosa parliamo quando parliamo di proporzione. Buon ascolto.